secondo appuntamento per gli effetti Instagram, quello che andiamo a vedere è la simulazione dell'Early Bird. È un effetto che si concentra sui toni giallo-aranciati, un po' tendente all'avorio con una punta di rossiccio. Innanzitutto taglio rigorosamente quadrato, questo per ricordare le Polaroid. A questo si ispirano gli effetti Instagram. Quindi, spuntando la taglierina, imposteremo dimensioni uguali per larghezza e altezza. Io ho impostato il 20x20 per le mie esigenze, ognuno avrà le proprie. Posizioniamo ed effettuiamo il ritaglio con invio e andiamo a effettuare questi interventi. Sono sempre, come nel tutorial precedente, più o meno interventi sulle regolazioni del colore. Aggiungiamo un livello vuoto secondo l'icona in basso a destra e lo riempiamo con un colore leggermente panna, quindi ci spostiamo panna rosino, ci spostiamo sulla posizione arancio e andiamo a cercare una tonalità tenue, questo crema così accentuato, magari un po' più verso il rossiccio. Confermo e con il secchiello riempio. Modifico il metodo di fusione in moltiplica e ho già una tendenza a questo giallo. E inizio con le regolazioni da effettuare sul colore. Quindi attivo il livello di sfondo, icona di livello di regolazione e mi spunto tonalità saturazione. Da qui tolgo un po' di saturazione, quindi desaturo un po' il colore, lo rendo meno carico. Chiudo per limitare la confusione sul monitor, aggiungo un altro livello di regolazione e questa volta spunto valori tonali e ricordo che si chiama livelli nelle versioni precedenti di Photoshop. Sul cursore del bianco, che regola i colori chiari, i bianchi contenuti nell'immagine, aumento un po' la luminosità. Poi attivo da qui il canale rosso e vado invece con la regolazione dei toni medi ad accentuare la colorazione rossa, non troppo, senza esagerare in questo modo, quindi leggermente. Chiudo anche questa, aggiungo un altro livello di regolazione, questa volta il semplice luminosità e contrasto, e vado ad aumentare il contrasto generale della fotografia, eventualmente provo anche sulla luminosità, e da tenere in considerazione l'incarnato, quindi pensando, cercando di rimanere su questo giallino rossiccio, questo avorio con una punta di rosso. Chiudo ancora e aggiungo un ulteriore livello di regolazione ancora con tonalità saturazione, quindi spunto ancora qui e abbasso leggermente la saturazione ancora. Aggiungo quella che è la vignettatura, quel giochetto che serve a dare una certa atmosfera, quindi attivo il livello più alto, aggiungo un livello vuoto, colori di primo piano nero, selezione rettangolare, descrivo una selezione all'interno per lasciare un certo bordo abbastanza spesso, la inverto, selezione inversa, con il secchiello riempio, deseleziono con CTRL D oppure selezione, deseleziona, stessa cosa, e applico un filtro di sfocatura, quindi filtro, sfocatura, controllo sfocatura, regolo l'intensità di questa sfocatura, quella che mi darà la vignettatura interna e andrà a piacere la regolazione di questo. Confermo, eventualmente riduco l'opacità se l'effetto è troppo pesante. Questo è normale, va fatto in base ai gusti e anche in base alla fotografia sulla quale stiamo lavorando. Altra cosetta che si può fare per impastare un pochettino la nitidezza della fotografia di partenza, attivando il livello di sfondo e duplicandolo, trasciniamo qui o CTRL J a tastiera, aggiungiamo un po' di sfocatura, sempre con il menu filtro, sfocatura, ancora controllo sfocatura, la dosiamo in modo che sia ancora percettibile l'immagine, confermiamo,
E riduciamo l'opacità in modo che emerga parzialmente la nitidezza della fotografia sottostante. Se ci infastidisce il fatto che anche gli occhi hanno questa sfocatura applicata, possiamo aggiungere una maschera di livello, quindi terza icona partendo da sinistra, con il colore nero, un pennello rotondo e sfumato nelle dimensioni adatte per intervenire sugli occhi, opacità 100%. Crea un'apertura, la vedo qua sulla maschera, in corrispondenza degli occhi, e sono quelli che nel ritratto danno più fastidio se non sono nitidi. Quindi, aprendo e lasciando vedere cosa c'è sotto, abbiamo questa nitidezza maggiore, questo disturbo ridotto alla visione degli occhi. Possiamo ancora aggiungere più in alto il bordo nero netto, che fa parte sempre di queste elaborazioni, quindi ancora un livello vuoto, lo faccio in procedimento inverso rispetto a quello che avevo fatto nel tutorial precedente a questa. Genero ancora una selezione un po' più un bordo più piccolo rispetto a quello che ho fatto per la vignettatura sotto, la inverto anche questa, selezione inversa, colore di primo piano nero, secchiello. E vado a riempire. Deseleziono con Ctrl D, ho il bordo nero e la vignettatura che si sposta verso l'interno dell'immagine. Al solito salviamo in formato PSD. Se vogliamo mantenere tutti quanti i livelli aperti, poter riaprire e rimescolare quello che abbiamo fatto, come possiamo anche sfruttare il gruppo di livelli di regolazione utilizzati da trascinare letteralmente in un'altra fotografia per applicarli allo stesso modo. Livello, unico livello, poi per salvare in JPEG o in TIFF.